Buonasera ragazze, nuovo video, scusate il ritardo, ho provato a registrare un video questa mattina dalla macchina, così proprio, mentre dovevo entrare a lavorare, avevo mezz'ora di tempo, ho detto mi metto a registrare un video, ma ho ricevuto una telefonata che ha cancellato il mio video mentre lo facevo. Quindi tanti saluti al mio video, che era un video semplicemente di aggiornamento per spiegarvi come mai sono sparita. Sono sparita perché ero malata, ragazze. Purtroppo i germi hanno beccato anche me e mi sono sparata una settimana di influenza gastrointestinale. Non vi dico altro, proprio la gioia. Sono stata praticamente tappata nel letto una settimana, che non volevo muovermi, non volevo mangiare, non volevo fare niente perché stavo male, c'avevo anche la febbre. Quindi, tragedia, io non mi ammalo mai, ma quando mi ammalo mi prende bene. Per cui sono rientrata oggi al lavoro dopo una settimana di malattia, mi sono sentita male lunedì al lavoro e sono stata a casa tutta la settimana, oggi è sabato. Sono le 11 di sera quasi, mi sono messa il rossetto apposta per voi perché ero senza rossetto. Ho passato la serata a fare pacchetti di Natale, mi sono sparata ben 20 pacchetti e mi sono messa allo smalto. Per chi fosse interessata, lo smalto è un nuovo smalto di pupa, nuovissimo, della linea Lasting Color Extreme, che è questa qua, e va abbinato con questo kit qui, che è l'Extreme Primer più l'Extreme Top Coat, sempre di pupa, che io ho acquistato assieme. Li ho pagati, se non erro, sui 7 euro e lo smalto 5 euro e qualcosa. E questi due vanno abbinati per forza con gli smalti della stessa linea, se no, diciamo, l'effetto super tenuta non funziona. Vi faremo sapere come al solito, perché su di me non tiene mai una fava di niente, per cui vi aggiornerò. Se qualcuno si domandasse che rossetto hai addosso, Momo, che è troppo figo, questo è Berry Strudel di NYX. Che è un butter gloss, quindi non è un rossetto liquido, non è un rossetto shimmer, non è un gloss, ma è un gloss che ha una pigmentazione veramente che mi fa vergognare rispetto a tutti gli altri gloss, quanto sono insignificanti, perché questo è top. Vabbè, detto ciò, anzi, se qualcuno fosse interessato ai rossetti vari NYX di cui vi parlerò un secondo tra poco, faccio un video a parte per farvi vedere i primi. Comunque ora capirete di cosa sto parlando. Ma questo che cos'è? È il video dei regali di compleanno, che io, cioè, tipo sono in ritardo di un mese e mezzo. Lo so, raga, non riesco a starci dietro. Io questi ultimi mesi, finché non sono tranquilla col trasloco, perché, ok, vivo da quasi 3 mesi da Cree, ma ho ancora dei mobili da me, quindi non sono ancora con la casa vuota di là, non ho ancora lasciato quella cazzarola di casa del tutto. Per cui spesso sono ancora lì la domenica a fare cose, smontare mobili, eccetera. E anche se ho tutto qui, il tempo, come sapete, stringe, non ho mai tempo per far nulla perché esco la mattina alle 7 per andare a lavorare, anzi 7 e mezza per andare a lavorare, torno la sera alle 8 e mezza. Sono tutto il giorno fuori e fare video sta diventando complicato, ma io ci provo, ragazze, ci metto l'impegno possibile. Detto ciò, ho buttato 3 minuti e 40, iniziamo con i regali di compleanno. Il primo che vi faccio vedere me l'hanno fatto le mie colleghe Barbara e Alessandra e come potete notare è il calendario dell'avvento di NYX, raga, io lo adoro. Io sono follemente innamorata di questo aggeggio tutti gli anni. Siamo arrivati al numero 9, abbiamo aperto i primi 9 giorni. Il Butter Gloss, se non erro, l'ho trovato il giorno 7. E per ora io sono entusiasta di questi prodotti. Comunque faccio un video a parte, ve ne parlo a parte perché non avrebbe senso stare qua tanto a cinfischiare. Comunque, regalo fantastico. Poi, altri regali di compleanno che ho ricevuto. Ho cercato di tenerli tutti più o meno qua. Spero di... Ah, mancano quelli del mio fidanzato. Scusatemi, ma non so dove sono. Nel senso che il mio fidanzato mi ha regalato... Anzi, uno ce l'ho nell'armadio, riesco a prenderlo, ma gli altri... Due, non so dove sono. Perché il mio fidanzato mi ha regalato una felpa che vi farò vedere. E un regalo meraviglioso per il quale io pianto come una bambina, ovvero completo letto e piumone matrimoniale
con la stampa di tutte le nostre foto più belle. E io quando l'ho visto proprio i fiumi. E me li ha regalati perché ci siamo regalati per Natale il letto nuovo, quindi voleva farmi un regalo da abbinare al letto nuovo. Però credo siano imboscati da qualche parte negli armadi su, non ho idea di dove siano, quindi non riesco a farveli vedere. Prometto che appena li metterò sul letto, perché il letto nuovo arriverà per fine anno, faccio millemila foto e le pubblico ovunque, così lo potete vedere. Comunque, parliamo meno e facciamo vedere più regali. Regalo favoloso della mia amica Roby è questo bracciale pazzesco, dorato, rigido, con diciamo la maglia elastica e le pietre sono leopardate. Favoloso, io lo adoro. Questo ovviamente è un bracciale che lei mi ha regalato perché noi due facciamo danza orientale insieme, danza del ventre, e questo è un tipico accessorio da danza del ventre, quindi per i vari saggi, per le varie esibizioni, eccetera, questo è fantastico, per cui non vedo l'ora di mettermelo. Tra le altre cose, il 18 di febbraio, per chi fosse di Genova e avesse voglia di venirmi a vedere, sono al Teatro Govi di Genova Bolzaneto con il mio gruppo di ballo più altri due gruppi e facciamo uno spettacolo di danza orientale. Il biglietto costa 12 euro, se non erro, si compra al botteghino del Teatro Govi. Io ve la butto lì, se qualcuno avesse voglia di venire a vedere uno spettacolo di danza orientale dentro il quale ballo anche io e il mio gruppo di ballo, le maksum, le zagatte, le monetine, io vi accolgo volentieri a braccia aperte e magari dopo lo spettacolo ci possiamo fare anche delle foto, quindi vedete voi. Detto ciò, andiamo avanti perché io sono una chiacchierona malefica. Kiko, allora, una coppia di amici ha fatto la genialata di regalarmi la card di Kiko perché non sapevano cosa regalarmi effettivamente e quindi, tac, mi hanno regalato la card di Kiko e io sono andata a fare shopping. Con i soldini della loro card io mi sono comprata 1, 2, 3, 4 maschere per il viso. Queste qua con gli animali, c'è cioè il panda, la rana, il gatto e la tigre, tutte quante appunto tutte per il viso. C'erano varie opzioni di maschere, ma ho provato su queste. E ho preso anche due prodottini. Aspettate che devo riuscire a tirarli fuori. Uno l'ho già usato, l'altro no. Ho cercato di farla brava. Quello che ho utilizzato è della Ortic Holiday di Kiko, ovviamente nuova collezione, ed è una matita occhi meravigliosa. Finalmente posso buttare sta cavolo di scatolina. Ed è questa, da una parte è bordeaux e dall'altra è un verde oliva strepitoso. Ve la faccio vedere sgocciata. Mi piace tantissimo, è proprio un verde oliva con delle pagliuzze, mannaggia, non si vede, con delle pagliuzze oro. Andate in negozio e sgocciatevela, ragazze, perché è bellissima. E poi, mi sono anche dimenticata di togliere i toni, spero anche nessuno mandi messaggi. Se no, ci spaccano i maroni. E poi invece della collezione Magnetic, no, Fall 2.0 credo si chiamasse, comunque la collezione precedente a quella di Natale, ho preso lo 02 Heart Challenge, che è, mannaggia la pupazza, un ombretto del quale io ne avevo già uno della stessa collezione, ma di un altro colore, ovviamente. Ho preso lo 02, sono quegli ombretti magnetici, non l'ho neanche aperto, guardate come sono brava. Ok, ora mi vola in terra. E ho preso il marrone, lì non vi dà l'effetto che deve fare, perché io ho sta luce alla Barbara d'Urso, che è sparaflesciante, però è veramente stupendo, ragazze. Se avete modo di andare in negozio, swatchate perché ne vale la pena. Tra le altre cose, io ho un sacco di punti sulla scheda di Kiko, quindi mi sa che tra un po', finito il periodo natalizio, andrò a fare shopping coi saldi. A parte questo, andiamo avanti, Momo. Allora, altro regalo di Natale meraviglioso che stasera indosserò è questo mega pigiamone di Oisho. Ora io qua non so se voi riusciate. Ok, mi allontano così lo vedete meglio. Pigiamone di Oisho con l'unicorno ed è tutto peloso, ragazzi. È di quelli super, opla, super pelosissimi di peluche. Sta luce effettivamente è un po' eccessiva, però
perlomeno per questo tipo di video. Poi negli haul, cioè scusate, nei get ready non si vede una mazza. Adesso mi sto praticamente illuminando d'immenso. Poi la mia amica Manu invece mi ha regalato questa meravigliosa tutina di Zuiki, che è quella che avevo chiesto nel video della richiesta dei regali, che è sopra fatta così, scollatissima, quindi io sotto ci metto un top a fascia perché sennò mi si vede tutto e il mio fidanzato non è tanto contento. Comunque sopra così e poi al classico pantalone nero sotto, è bellissima, rende un sacco, l'ho messa per il compleanno di Valentina e Luca. Amici, io vi dico i nomi come se li conosceste anche voi, però Valentina e Luca, è favoloso, veramente favoloso. Oggi la mia parola del giorno è favoloso, si capisce? E poi andiamo avanti con un altro regalo, sempre di abbigliamento, questo me l'ha regalato la mia amica Carmen, mi ha regalato questa maglietta meravigliosa di Tallywhale, come caspita si pronuncia, che è troppo carina, è di velluto, di questo bellissimo color vinaccia, che mi piace un sacco. Bella, 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 bella. Non l'ho ancora indossata, come potete vedere, perché ho cercato di tenere tutto nel sacchettino perché volevo far vedere le cose prima a voi. Ma guardate sta luce malefica. Ma alla fine un paio di cosine le usate. Scusatemi. Poi andiamo avanti con make-up. Questa volta regalo della mia amica Barbarella. Tac, Marc Jacobs mi ha regalato. Aspettate che lo apriamo insieme, che così poi butto scatole, scatoline e quant'altro. Questo kit, troppo carino, con il portaspecchio, con lo specchietto al suo interno. Ora lo apro cercando di non farlo cadere. Ok. E abbinato allo specchietto di Marc Jacobs c'era... Ups, mi vola tutto, ragazze. Non ho spazio in questo posto. Allora, la matita di Marc Jacobs, nera. Mini, ovviamente mini taglia. Guardate che bellina, la devo ancora provare. E il rossetto che invece ho provato, che è questo meraviglioso rossetto che si chiama Roleplay numero 110 della linea credo New Nudes, ma non vorrei dirvi una cavolata. Vedete ogni tanto mi flasha di brutto, vabbè, è la fotocamera. Comunque questo qua e la colorazione, guardate quanto è bellino, è questa. Ora io provavo a swatcharla, ma so già che non si vedrà una mazza. Ok, forse da lì lo vedete, forse. Niente, devo capire come fare dei video riuscendo a farvi vedere gli swatches, perché sennò è un casino. Comunque, andiamo avanti, cercando di non impiastricciare le prossime cose. Questo, aspettate che non mi ricordo. No, questa è la scatolina. La scatolina dove c'era dentro il regalo di Marc Jacobs, che è troppo carina, me la tengo qua. Poi la mia amica Franci mi ha regalato, scusate se nascondo la capoccia, ma devo ravanare nel sacchetto. Mi ha regalato tre prodotti che lei sta già utilizzando e che mi ha straconsigliato, della linea Magnolia, maschera capelli, B-Oils Nature, 98% di ingredienti naturali. Green Selection, formula verde rispettosa e appunto mi ha regalato la maschera per i capelli, che è questa. Volevo vedere se mi diceva anche qualcosina in più, ma non so dove veramente appoggiarmi. E sempre della stessa linea, setificante e riequilibrante, lo shampoo e il balsamo. Devo ancora provarli, quindi non vi so dire nulla di questi prodotti qua. Però appunto lei li usa, si trova da Dio, quindi perché no? Visto che ultimamente ho dei capelli che fanno cagare, detto proprio in modo franco, perché poverini, dopo i mille colori che ci ho fatto, ho le doppie punte fino a qua praticamente e ho veramente i capelli che mi si spezzano ogni volta che li tocco, quindi è una roba impressionante. Cioè, se voi vi notate, io ho dei capelli molto più corti in alcune zone, cioè la lunghezza teoricamente è questa. Vedete? Io qua ce li ho così. Cioè, queste zone qua sono molto più corte di quelle dietro. Questi anche. Qua in alto pure. Cioè, io ho una marea di capelli tipo qua. Non è bella sta cosa. Infatti stavo pensando di cambiare colore, ma questa è un'altra storia curiosa e affascinante che vi racconterò prossimamente. E andiamo avanti con un altro tag
snack, regalino. Questo qui è il gel fluido universale. Praticamente touché clat. Io parlo in francese come veramente una capra. Comunque ci provo. Touché clat burr primer. Una roba indecente. Comunque un primer viso, ragazze, facciamo prima, di Yves Saint Laurent. Tac, guardate che roba è! Ma guardate cos'è! Cioè, me l'ha regalato il mio amico Mirko, che veramente mi ha stupito perché non ci avrei dato 2 lire sul fatto che lui conoscesse questo brand, o addirittura il primer. Penso si sia fatto consigliare, perché lui che va a comprare un primer per il viso mi fa strano, però è una figata cosmica. Io l'ho provato solo sul polso per il momento e rende la pelle, cioè, seta, seta. Quindi non ho idea di come sarà sul viso, lo proverò al più presto. Il boccettino è di vetro, quindi bisogna stare attenti perché se mi cade sono brillantini ovunque. Ma quando spalmate il prodotto il brillantino svanisce, quindi è una figata da vedere così, ma poi se ne va. E questa è cosa buona e giusta. E questo lo mettiamo tac qui. Poi ho uno smaltino che era abbinato al pigiamone con gli unicorni. Questo me l'ha regalato la mia amica Vale insieme al pigiamone con gli unicorni. È di Astra ed è il numero 32. Carinissimo, io questo lo adoro. Lo avevo visto tempo fa, ne ho uno molto simile. Lei sapeva che mi piaceva, quindi me l'ha regalato. Dio, mi sta finendo la batteria, ti prego, resisti. Scusate, ragazze. Speriamo bene. E quindi, detto ciò, corriamo perché abbiamo quasi finito la batteria, ma ci siamo quasi. Aspettate, voi rimanete lì che io prendo uno dei due regali del mio fidanzato, cioè uno dei regali che vi ho detto. Oddio, l'unico che ho qua, questo è il casino del mio armadio. Copriamo. Questo è il regalo numero 3, diciamo, che mi ha fatto il mio fidanzato, ovvero una felpa con la scritta sexy. Lo Yorkshire con la linguetta di fuori e la scritta dietro Born to Be. Ovviamente si legge Born to Be Sexy. Ha una storia curiosa e affascinante, come dice la nostra amica Gnappa, perché? Perché il mio fidanzato ha una felpa uguale, con la stessa scritta, ma con un cagnolino sul davanti, teoricamente orribile, ma che noi amiamo alla follia perché è Zappa. Non so chi di voi lo conosce, Zappa. Zappa è un cagnolino, un levriero, che gira molto spesso come immagine su Facebook, eccetera, ed è un cagnolino di, credo, 14 anni, comunque vecchiotto, che ha perso tutti i denti e che ha la linguetta che gli pende da un lato proprio perché ha perso tutti i denti. E noi lo adoriamo, ci siamo invasati di questo Zappa. Quindi lui si era fatto fare un paio d'anni fa la felpa di Zappa, tra virgolette, quindi una felpa così con la scritta, con la faccia di Zappa qui su tutta la felpa. Quest'anno mi ha fatto la felpa a me con la cagnolina con la linguetta di fuori. E mi dice, sai, ormai Zappa è giusto che abbia una fidanzata anche lui. E quindi ho la mia felpa con la zappetta. Detto ciò, andiamo avanti, perché io qua mi perdo in chiacchiere, sono già 18 minuti che parlo. Ultimo pacco regalo, lo acchiappo perché è grande. Rimanete lì, non scappate. Io poi devo mettere a posto, che bello, alle 11 di sera di sabato. Eccoci! Allora, la scatola, tanto per cominciare, è meravigliosa. Me l'ha regalata la mia amica Cinzia col suo fidanzato. La scatola già la adoro, mi servirà un sacco tra le altre cose. Ma quello che vedrete all'interno lo adorerete anche voi, perché mi ha fatto 3 regali, il cui primo regalo, aspettate, non potete vederlo, se no. Primo regalo, questa figata cosmica di pigiamone a unicorno. Cioè, guardate cos'è sta a fare. Pigiamone a unicorno, questo vabbè è aperto, con coda fucsia e apertura retro sedere per non doversi ibernare quando si va al bagno, favoloso. Io sono impazzita quando ho visto questo pigiama, il mio fidanzato meno, ma il mio fidanzato è impazzito ancora meno quando ha visto queste, le ciabatte ad unicorno. Allora, cerchiamo di farvele vedere, ok. Perché purtroppo queste luci, ok, eccole qua, cioè sono una roba meravigliosa. Io le amo queste robe qui, non le ho ancora indossate, cioè o meglio, le ho messe una volta sola la sera del mio compleanno per fare la foto e poi aspettavo di farvele vedere perché non le volevo insozzare. Guardate che belline. E ultimo regalo, ma non ultimo,
una roba troppo carina. Devo trovarci la catenella perché la mia amica Pippi mi ha regalato questo, che è un ciondolo che ha l'incisione e sul ciondolo c'è scritto: "Nel mio cuore ti voglio bene". Io non so se voi lo leggiate, ma è questo qua. E anche lì giù lacrime, come al solito ormai, quindi è routine. Io ora questo lo metto qua per non perderlo perché è troppo prezioso. Ok. E la scatola ovviamente la utilizzerò perché io ho mille mila cose da mettere a posto, quindi quella mi serve sempre. Ma adesso, hop, torniamo a cavallo del mio fantastico sgabello. Finito, direi. Se ho dimenticato qualcosa, chiedo scusa. Chiedo scusa agli amici dei quali magari ho dimenticato di far vedere il regalo. Mi devono arrivare ancora un paio di regali perché alcuni amici non sono proprio riuscita a vederli nell'ultimo mese, ma pazienza, vi racconterò semmai, non faccio un altro video per due regali. Detto ciò, chiudo qua perché il telefono ci sta per abbandonare. Vi mando un bacione gigantesco e ci vediamo al prossimo video. Ciao!